Ma io credo che questa partita sia stata molto condizionata dal primo set, dove sul 24-22 per noi Piccinini ha infilato un paio di battute importanti, poi noi abbiamo sbagliato una battuta in maniera molto stupida con Nikolic. Credo che se avessimo vinto quel set, dove tutto sommato stavamo giocando, non dico meglio, ma sicuramente non peggio di Bergamo, poi avremmo parlato di una partita un pochino diversa, anche perché se poi il resto fosse andato uguale ci saremmo trovati 2-1 per noi, non 2-1 per noi. È evidente che i momenti in cui Bergamo gioca meglio di noi, questo è palese. È altrettanto vero che quando una squadra, una grande squadra come questa ti dà una possibilità, devi essere un po' più bravo a sfruttarla. Noi stiamo studiando per diventare un po' più bravi, ma non siamo ancora bravi. Ma fino adesso abbastanza poco, anche perché abbiamo diversi infortuni fisici. Oggi abbiamo giocato con Paccale in cattive condizioni, Centoni ci è stata rimandata indietro dalla nazionale con una lesione molto grave, secondo me. Non so cosa avrà intenzione di fare la mia società, ma mi sembra strano che un giocatore subisca una lesione di quel tipo lì e che in 2 mesi non venga curato. E adesso vedremo cosa possiamo fare, ma non so se sarà una situazione risolvibile in tempi brevi. È evidente che l'assenza di Mifkova, di cui però sapevamo, è un'assenza che ancora in alcune situazioni ci condiziona, quindi la nostra, che potrebbe essere una squadra con degli equilibri di panchina, in questo momento si trova a non avere panchina, perché Valeria Rosso sta cantando e portando la croce, cercando di aiutarci sia da centrale che da laterale, ma gli stiamo effettivamente chiedendo di adempiere a compiti che non sono suoi. Io spero prima o poi di riuscire ad avere questa squadra in una condizione un po' migliore e un po' più al completo. Non so quando, credo che questa pausa arrivi in un buon momento per noi, abbiamo bisogno di sistemarci un pochino. Io credo che alla fine avere giocatori bravi non sia mai uno svantaggio, credo che in questo momento, proprio perché noi stiamo ricevendo, soffrendo un pochino, in alcune situazioni ci possa servire di più la rapidità di Vannini più che la fisicità di San Giuliano. Nel momento in cui, spero, anche con l'innesto di un giocatore importante come Mifkova, potremo guadagnare più sicurezza e più tranquillità per quello che riguarda la nostra eccezione, probabilmente Rachele si rivelerà un giocatore importante. In questo momento, dove spesso c'è da correre, è evidente che il fatto che Francesca sia più veloce, più rapida, ci dà dei piccoli vantaggi che poi ovviamente magari andiamo a pagare in altre situazioni tattiche, però non possiamo giocare in set.